Con Les Italiens de l'Opéra de Paris, martedì sera al Teatro della Versiliana è andato in scena un gran galà con i primi ballerini e solisti italiani della più prestigiosa compagnia di danza del mondo, l'Opéra di Parigi. Uno spettacolo che ha emozionato gli appassionati di danza e non solo. Una serata unica per ammirare la classe e la raffinatezza dei talenti italiani che conferma il Festival La Versiliana, palcoscenico estivo prediletto dalle migliori compagnie. Il repertorio dell'Opera di Parigi è uno forse dei più importanti al mondo, con il Bolshoi, con il Mariinsky. Noi in questi gala proponiamo in piccolo degli estratti di repertorio proprio dell'Opera di Parigi, quindi è tutto il lavoro che questi giovani fanno all'Opera di Parigi, lo portiamo in giro in spettacoli in formato piccolo. L'eleganza dello stile francese, unita al cuore indomito e pulsante italiano, si sono espressi sotto forma di passi a due, di sguardi carichi di passione, di movimenti e virtuosismi artistici. Questa tappa della Versiliana è molto importante per noi perché è l'ultima tappa di questo tour 2021 e siamo già stati qui qualche anno fa ed è stato meraviglioso e questo palcoscenico ci accoglie di nuovo. Per concludere questo tour abbiamo fatto Palermo, San Marino, Taormina, insomma questa è l'ultima tappa del 2021 e siamo felicissimi di essere qui. All'Opéra di Parigi solamente una piccola percentuale della compagnia può essere straniera e questa percentuale è attualmente dominata da una forza italiana che su iniziativa del primo ballerino Alessio Carbone si è riunita con il nome de Les Italiens de l'Opéra.